Quello che ho cercato di fare in questo libro, spero di esserci riuscito in certa misura, è di parlare di me soltanto parlando di altri. Io ho avuto sempre, quindi non è un'autobiografia, non è un libro di ricordi, io ho sempre avuto difficoltà con l'espressione la mia vita. Mi aveva sempre colpito un verso di Lucrezio che dice: la vita non è stata data a nessuno in proprietà, ma a tutti in uso. L'idea di una vita propria mi è sempre sembrata strana. Io aggiungerei in uso comune, ci è stata data in uso comune, come la lingua, se ci pensate, la lingua che diciamo nostra. Ha senso solo in quanto la condividiamo con altri. No? Se la lingua fosse soltanto la mia lingua, la nostra lingua, non servirebbe a nulla. Ci troveremmo nella situazione di quel personaggio di Landolfi che ha scritto una poesia straordinaria, la più bella poesia che sia stata mai scritta, in una lingua che capisce solo lui, in una lingua che se non altro, nessun altro capisce. No? Ecco, quindi, come la lingua, anche la vita è qualcosa che non è mai nostra, ma ha senso o diventa nostra solo nella misura in cui la condividiamo. Il mio libro parla appunto di questa condivisione, no? Di questo, la vita solo in quanto è condivisa con altri. Quindi non è propriamente un libro di ricordi, anche se ha a che fare in qualche misura con i ricordi. C'è una pagina di Nicola Chiaromonte, che mi ha anche questa sempre colpito. Chiaromonte dice: Chiaromonte dice, la domanda vera, perché concerne la vita di ciascuno, non è che cosa abbiamo avuto, che cosa non abbiamo avuto, quando uno si trova alla fine della vita. La domanda vera è che cosa resta della nostra vita, che cosa resta? E lui risponde: resta la particella di bene che abbiamo intravisto, resta soprattutto quello che abbiamo amato, resta soprattutto quello che abbiamo amato. E aggiunge dell'altro, per esempio del nostro io, a cui così tenacemente siamo aggrappati, non resterà nulla. Ecco, anche questo molto, no? Noi in fondo abbiamo solo quello che abbiamo amato, senza nessuna retorica, intendendo l'amore anche nei nostri fallimenti, ovviamente, no? Nella nostra incapacità di amare. Io, in filosofia, sono averroista. Cosa vuol dire? Averroè, questo grande filosofo arabo-andaluso, è celebre per aver avuto, per aver sostenuto con tenacia quest'idea che l'intelletto è unico, che non è vero che noi abbiamo ciascuno un intelletto, ma no? Che l'intelletto è unico e noi pensiamo nella misura in cui ci congiungiamo a questo unico intelletto. Questa cosa che a noi moderni sembra tanto strana perché crediamo che pensiamo col nostro cervello, per me è ovvio che aveva ragione Averroè, la maggior parte delle persone pensa in un modo unico, usando convenzioni, intelletti convenzionali, no? Senza congiungersi però a questo intelletto unico. Però la cosa che mi interessava dire è che quello che dice Averroè è che noi ci congiungiamo a questo intelletto unico, cioè pensiamo, riusciamo a pensare, non sempre, no? Episodicamente, grazie alle nostre immaginazioni. È attraverso le nostre immaginazioni che noi possiamo amare e desiderare ciò che pensiamo e quindi far nostro il pensiero. Ecco, questo mi sembra molto giusto, no? Ciò che è nostro, ciò che attraverso cui riusciamo a far nostro il pensiero, anche qui, sono le nostre immaginazioni che ci fanno desiderare questo oggetto di pensiero o quest'altro. Ecco, senza immaginazione non c'è amore, no? E questo è anche una cosa che percorre il libro, questa idea delle immaginazioni, perfino delle immagini in senso concreto. Naturalmente anche l'amore ha a fare col ricordo e
Il ricordo però non è qualcosa di passivo. In questo vedremo, io distinguerei nettamente il ricordo dalla memoria. Un autore che amo molto, Walter Benjamin, ha scritto che nel ricordo noi facciamo qualcosa di molto speciale. Nel ricordo noi riusciamo a trasformare in compiuto ciò che era rimasto incompiuto e viceversa, a rendere incompiuto quello che pareva compiuto. Quindi il ricordo è qualcosa di importante, di essenziale, di attivo. No? Nel ricordo, cosa vuol dire bene? Nel ricordo noi rendiamo nuovamente possibile il passato. E questo che succede quando davvero ricordiamo, no? Il passato di nuovo è vivo, è possibile, non è più separato. Banalmente quello che fa Proust nella Recherche. Però questo ricordo appunto è il contrario della memoria intesa come un archivio che conserva, registra tutte come un dato morto, lontano, separato. No? Il ricordo in questo senso è distruttivo, rompe la struttura, la gabbia della memoria registro, della memoria archivio e rende nuovamente possibile il passato, che è come dire, in questo modo facciamo la cosa più importante sensata che possiamo fare vivendo, cioè ci rendiamo possibile la vita. È importante però che questo abbia a che fare col passato, cioè che questa operazione del ricordo, che però lo estrae, lo strappa dalla sua prigione nell'archivio della memoria, è qualcosa però che ha a che fare col passato. E qui volevo sottolineare, ricordarvi che la sola cosa che noi veramente abbiamo è il passato. E dico questo contro la retorica progressista che ha dominato la nostra cultura e ancora la domina, secondo cui la cosa più importante è il futuro. Ecco, il futuro e i discorsi sul futuro sono un dispositivo del potere, come la crisi. No? Il potere oggi governa, domina, facendo balenare queste due cose, crisi e futuro, due cose entrambe inesistenti, no? Attraverso le quali il potere ci governa. Ecco, io contro ogni rimando al futuro, chi vi parla del futuro è qualcuno che cerca di imbrogliarvi, almeno in politica, ma credo anche altrove, anche nella vita privata, se non vi parla di futuro, se non vi offre un futuro non lo accettate. Se qualcuno vi offre un passato è più interessante. Fraiano una volta ha detto una cosa molto bella, dice io ho una tale diffidenza, Fraiano che è uno scrittore straordinario che vi invito a rileggere, Fraiano dice io ho una tale diffidenza per il futuro che faccio progetti solo per il passato. Non è una battuta, perché appunto il rapporto col passato è antico, dobbiamo fare progetti con il passato, dobbiamo riuscire a mantenerlo vivo, no? A renderlo vivo, a restituirgli vita. E per questo, siccome dovrei anche parlare delle mie ricerche, è per questo che io, il mio metodo, se dovessi definire qual è il mio metodo di lavoro e di ricerca, è appunto, come diceva anche Foucault, l'archeologia. Perché? Perché l'archeologia è la sola via di accesso al presente. Quindi non si tratta di un culto del passato, ma appunto di capire che noi abbiamo accesso al presente, che è la cosa più sfuggente che ci sia, attraverso questo lavoro sul passato, lavoro orientato però al presente, alla comprensione del presente. Foucault diceva l'archeologia è l'ombra che la mia interrogazione teorica del presente progetta sul passato. Quindi c'è un'interrogazione del presente, ma senza quest'ombra da ricercare, da seguire nel passato, non c'è accesso al presente. Ecco, dico questo anche contro, capite che questo per esempio è esattamente quello che non fa oggi la nostra cultura, perché se nella nostra cultura il rapporto più comune e normale col passato è di metterlo in un museo. I musei sono un altro dispositivo del potere tutt'altro che simpatico, perché appunto anche nel museo si tende a separare qualcosa, a separare il passato.
E oggi, come voi sapete, tutte quelle cose che hanno per secoli e secoli orientato, animato la vita delle persone, cioè, non so, la poesia, la filosofia, la religione, in certa misura la politica, si intesa bene. Ecco, tutte queste cose, oggi lo sapete benissimo, sono oggetti da museo. A Venezia si paga il biglietto per entrare in chiesa. E il massimo raggiunto dei templi dell'assurdo, che sono i musei di arte contemporanea, cioè il contemporaneo, il presente, è subito immesso in un museo, separato, e poi spesso infatti si parla di, poi entrate adesso, se andate alla Biennale, tutti i padiglioni si agitano a problemi politici, sì, nel museo, appunto, cioè nella politica.